Benvenuti nella mia cucina. Io sono Maria Paola D'Allerta, la biologa chef. Oggi prepariamo le crespelle di grano saraceno, curcuma e melanzane. Una ricetta ricca di fibra, perfetta per il nostro stomaco. Per organizzare meglio il lavoro, cominciamo con la nostra mise en place. Ora mettiamoci al lavoro. Tagliamo a metà la melanzana e applichiamo dei tagli disegnando una griglia con la punta del coltello. Tagliamo i pomodorini, li distribuiamo sulla teglia con le melanzane, aggiungiamo il sale e lo zucchero solo sui pomodorini. Inforniamo a 180 gradi per 30 minuti. Mettiamo la patata a lessare con la buccia, così assorbirà meno acqua durante la cottura. Mentre le nostre verdure cuociono, prepariamo le crespelle. Uniamo il latte, le uova e le farine. Mescoliamo, aggiungiamo la curcuma, olio cuore e sale. Amalgamiamo gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Lasciamo riposare per 10 minuti. A questo punto cuociamo le crespelle. Le nostre verdure sono pronte. Ora prendiamo la melanzana e ricaviamo la polpa con un cucchiaio. La tritiamo al coltello e schiacciamo la patata con la buccia per evitare di scottarci le mani. Tagliamo il formaggio a cubetti piccoli e uniamo tutto in una ciotola. Il nostro ripieno è pronto. Possiamo farcire le crespelle formando dei fagottini, legandoli con la foglia di porro scottata. Dopodiché mettiamo in forno per 10 minuti a 180 gradi. Per la vellutata, al posto del burro, utilizziamo l'olio, poi aggiungiamo la farina, il brodo vegetale e aggiustiamo di sale. Facciamo addensare a fiamma dolce, infine frulliamo i pomodorini e li uniamo alla vellutata. Adesso siamo pronti per impiattare. Stendiamo una base di vellutata, appoggiamo un fagottino, qualche pomodorino e un filo di olio cuore a crudo. Abbiamo terminato la nostra ricetta, un piatto sano e gustoso arricchito dalle proprietà della curcuma. Scopriamole meglio! La curcuma è una spezia alla quale tradizionalmente vengono attribuite proprietà antiossidanti e digestive. Infatti, i suoi oli essenziali stimolano la formazione di enzimi in grado di promuovere la digestione. Vi aspetto alla prossima ricetta e ricordate che mangiar bene è importante perché siamo ciò che mangiamo.